dopo una partenza a rilento, sembra aver ingranato la marcia giusta e la gambettola di Bernazzi, che dopo il bis di successi contro il Sasso Marconi Tropical Coreano si trova di fronte l'avversario più ostico, il Gran Amica in cima alla classifica con 20 punti. Gli ospiti arrivano dal triste di vittorie consecutive, da ultimo quello contro il Diegaro. Passando così agli highlights, siamo al decimo con la prima conclusione, quella di Longobardi, un mancino debole facilmente bloccato dal portiere, poi l'errore di Vukai in disimpegno, retropassaggio sbagliato che favorisce proprio il Gran Amica, grande chance dunque per gli ospiti, ma c'è anche l'infortunio del portiere del Gambettola nell'occasione, ovvero Golinucci. Questo in realtà è quanto segue nella prima frazione di gioco, passando con le immagini alla ripresa più movimentata di certo. Qui ci prova Osayande, che dopo un dribbling tira da distanza appunto ravvicinata, seppur defilata, il pallone che si spegne sul fondo, mentre al 58esimo la risposta del capolista Gran Amica con Armaroli, il colpo di testa debole che viene bloccato proprio da Golinucci. Due minuti più tardi scappa sulla destra Osayande, cerca il compagno, lo trova in Longobardi che arriva dalla sinistra, calcia potente ma troppo alto. Altra buona chance al 64esimo dagli sviluppi di calcio e di punizione con il sinistro di Rigoni, che passa di fianco alla barriera, ma il portiere del Gran Amica Farinella è attento e blocca. 4 minuti dopo è proprio il Gran Amica ad affacciarsi nell'area avversaria, il pallone sventagliato in mezzo alla conclusione del numero 10, Finessi, il tiro che viene ancora una volta parato da Golinucci, che tenta anche un approccio con un avversario in maniera abbastanza feroce, ma proseguendo con gli highlights, siamo al 71esimo, il colpo di testa del solito Longobardi che oggi non è in giornata e non inquadra lo specchio, poi ancora servito da Osayande, sempre sul secondo palo, lo stop di petto, il mancino di poco alato. All'83esimo è il Gran Amica a rendersi pericoloso con la discesa dalla destra e poi il pallone di Frignani, di poco vicino al palo, all'incrocio dei pali, scheggia praticamente la traversa, mentre 8 minuti dopo è Finessi a tentare la conclusione decisiva, ma non ci sono reti, la gara finisce appunto a porte inviolate e dunque tra Gambettola e Gran Amica finisce 0-0.